Questo è Enzo, un bulldog francese che sta per subire un intervento chirurgico che potrebbe salvargli la vita. È sedato, ma non del tutto incosciente. Yes, it's right by my computer, just there. Come molti cani dal muso schiacciato, ha vie respiratorie ristrette e troppo tessuto molle nel retro della bocca che gli rende difficile respirare. He's sucking in to get the air in, and his palate is probably flapping at the back of the throat. Quasi ogni carlino o bulldog che arriva in questo studio veterinario a Londra ha bisogno di questo tipo di intervento per trattare ciò che è noto come sindrome brachicefalica. Negli ultimi anni il possesso di razze a muso piatto è aumentato molto. Così come il numero di cattivi allevatori, che spesso si preoccupano più delle caratteristiche esagerate e del profitto che della salute del cane. Di conseguenza, i veterinari vedono sempre più problemi come questo. Not a lot of space between the roof of the mouth and the tongue. I club cinofili e i governi stanno intervenendo per incoraggiare un allevamento migliore. Ma un mix di celebrità e social media ha trasformato questi cuccioli in must have della moda. Abbiamo incontrato proprietari su entrambe le sponde dell'Atlantico, così come i veterinari che cercano di dare l'allarme. It's perceived to be extremely cute to have a really flat face, and perhaps unfortunately people aren't really thinking about the health impact of that until it's too late and then they end up here. Carlini e bulldog rappresentano compagni molto affettuosi. Ma qual è il vero costo della nostra ossessione per loro? Enzo è un randagio portato dalla strada in questo centro di soccorso a Londra. Il chirurgo veterinario Claire Turner taglia un pezzo del palato del bulldog e brucia la ferita per prevenire l'emorragia. Okay, so this is the palate that we've removed. So it's quite a large amount of tissue for such a small dog. You can imagine if you've got that much flesh just covering the top of the airway. Okay. Oh, little guy. So this bit will bleed, just to warn you. Parte della narice di Enzo viene tagliata per favorire il flusso d'aria. Nel 2015 qui sono state eseguite 7 operazioni come questa. Solo 5 anni dopo il numero era salito a 77. It just makes me quite sad how many of these we're seeing now. All of the space where the air would normally run through the nasal chambers to the back of the throat and then down is all just compressed. And added to that, a lot of these dogs also have a very narrow windpipe as well, but it's all just squashed back into the face. I problemi respiratori in razze come questa non sono nuovi, ma l'aumento del numero lo è. La pandemia ha amplificato il mercato di cuccioli di tutti i tipi. I nuovi proprietari alla fine hanno faticato però a prendersene cura. Per i cuccioli dal muso piatto c'era un'ulteriore sfida: il lungo e costoso elenco di problemi di salute. Si può spendere decine di migliaia di sterline nel corso della vita del cane. L'intervento per la sindrome brachicefalica ne costa migliaia. Dopo la guarigione, Enzo resterà al rifugio fino a quando non verrà adottato. Ma ci saranno molti altri come Enzo. Generazioni di cani dal muso piatto sono stati allevati per avere esattamente il tipo di colorazione e le caratteristiche che le persone amano. Anche a costo della loro salute. Non è la prima volta che queste razze subiscono una trasformazione. First bulldog in 42 years to win Westminster's Best in Show. Ecco come appariva un bulldog inglese all'inizio del XIX secolo. Più simile ad un American Staffordshire Terrier dei giorni nostri. I bulldog venivano allevati per essere agili e forti e per competere nel sanguinoso sport detto bull baiting. You have a bull either tied to a stake or in some sort of enclosure and you literally just set some dogs on it. And a bull's just tossed that bulldog up into the air. There it is upside down. Il bull baiting fu bandito nel 1835 e il bulldog sparì dalla scena. Quando le mostre canine apparvero nel 1860, le razze con caratteristiche distinte tornarono di moda e così anche il bulldog. Gli standard di allevamento richiedevano musi corti, corpi tozzi e mascelle sporgenti. It was at that time that the bulldog really underwent the sort of most dramatic element of its physical transformation. E i premi per i vincitori valevano una fortuna. Nel 1901 un americano acquistò questo bulldog per oltre 130.000 sterline in denaro di oggi. Anche allora la gente notava cosa l'allevamento faceva alla salute dei cani.
These creatures are both exaggerated and abnormal, their forelegs and shoulders being twisted and contorted to an appalling extent. So bulldog breeders in the 1890s were concerned about short lifespans. They report dogs with skin problems and they report dogs with breathing problems. Oggi la popolarità delle razze a muso schiacciato è alle stelle. Soprattutto il parente più piccolo del bulldog inglese. Negli ultimi 10 anni solo nel Regno Unito le registrazioni di proprietari di bulldog francesi sono aumentati di oltre il 1000%. 30 years ago we were registering 200 or 300 a year. Last year we registered towards 40,000. And what's happened is that the number of breeders has grown exponentially. Molti allevatori non sanno o non si preoccupano che l'allevamento di cani malsani trasmette una vita di sofferenza alla generazione successiva. Whereas it's quite easy to breed dogs, it's quite complex to breed dogs well and do it responsibly. And so there has been a large increase in the number of people who have never bred before. Una recente ricerca sulla salute dei bulldog e dei carlini inglesi nel Regno Unito ha scoperto che stanno molto peggio di altre razze. I Paesi Bassi hanno imposto il divieto di allevamento di 12 razze a muso piatto nel 2019. Nel 2022 la Norvegia ha vietato l'allevamento di bulldog inglesi. Il Regno Unito non prevede un divieto. L'attenzione per ora è sull'educazione e sull'allevamento attento per migliorare la salute degli animali. Il Club Canino ha creato una classificazione per cani a muso schiacciato. Per assicurarsi che solo i cani sani vengano fatti accoppiare. Nel 2021 il club ha rivisto le linee guida, insistendo che il muso del bulldog francese si veda chiaramente di profilo e che le narici del cane siano visibilmente aperte. Ethel è un bulldog inglese di 1 anno, che è in questo studio veterinario per ottenere il via libera alla riproduzione. Con un punteggio da 0 a 2 nel test respiratorio sarà considerata abbastanza sana. We thought, you know, she's got great, you know, bloodlines, champions in her breed, so let's see if we can carry it on. So she is slightly overweight. Yeah. Okay. And actually an additional fat for her can affect her breathing. Okay. So what we'll do is I'll just take her outside and I'll be back in 3 minutes. La veterinaria porta Ethel a fare una passeggiata di 3 minuti per vedere quanto tempo impiega il suo respiro a stabilizzarsi dopo l'esercizio. Sta rantolando a causa dell'esercizio, ma non è motivo di preoccupazione. Her nostrils are lovely. She doesn't have any breathing difficulties, so there is no increased effort on her breathing. Her chest sounds remain clear, so we're probably on a grade 1. So you can obviously breed her with any male of a grade 0 to 2. Ethel dovrà essere controllata ogni anno. Ma per ora il suo peso è il problema che può influire sulla sua respirazione e mobilità. She should lose at least 2 kilograms, and that weight management can really make a difference. Molti proprietari pensano che questo suono sia normale per le razze a muso piatto, quando in realtà può essere un segno di un problema respiratorio. È difficile educare gli allevatori e il pubblico. Bisogna competere con un flusso costante di immagini di cani dal muso piatto e il loro adorabile rantolo. They look kind of like babies. They've got that sort of large eyes, flat face, so there's something sort of intrinsic in us humans that finds that really cute and really appealing, but we forget that these are not babies, these are dogs. Tilly, Natty e Missy sono celebrità dei social media, altrimenti note come le Pug Dashan. Good girl! Where's the squirrel? Who wants to eat? You want to eat? Natty! Oh, chill, chill! Missy! What I look for when I'm posting is just things that make me laugh. I call them my little clowns because they're always making me laugh and I want to share that with people. Oh, I'm all about a cute hat and a cute tutu. I mean, you can't go wrong there. I loro musi piatti, le rughe e la loro tenerezza rendono razze come questa molto popolari. Le Pug Dashan sono vincitrici di premi. Lori si assicura che ricevano controlli completi prima di decidere per l'accoppiamento. Le associazioni animaliste hanno richiesto che le aziende non usino immagini di animali con il muso piatto nelle loro campagne pubblicitarie.
Ma le celebrità che alimentano il trend attraverso i social media sono più difficili da controllare. Missy ha avuto 3 cuccioli, Pink Girl, Yellow Girl e Blue Boy. Così da assicurare la prossima generazione di Pugdashian. Lori sente di essere parte della soluzione, non del problema. The downside of seeing pugs on social media is people think that they're cute and adorable like me when I first got my first pug and not doing any research and they just run out and get a pug. So, no, I don't agree with backyard breeders. I agree if you're going to breed a dog, you do make sure that that dog is breed standard. You make sure it's been fully health tested. But right, I know I here. Just try to do come the here. Best I can okay. to produce healthy pugs. And to know that I am responsible for these puppies that I bring into this world. Until they take the last breath. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.